Ancora un incidente mortale, ancora sangue sull'asfalto sulla strada statale 417 Catania-Gela in territorio di Caltagirone. Lo scontro è avvenuto tra un auto articolato che proveniente da Catania proseguiva la marcia in direzione Gela-Caltagirone e una utilitaria a bordo della quale viaggiava un giovane di Gela che è morto sul colpo. La polstrada di Caltagirone sta ricostruendo la dinamica del sinistro. Ecco intanto la testimonianza a caldo raccolta dal conducente dell'auto articolato coinvolto in questo incidente. Iniziavo a fare quella semicurva là sulla mia sinistra, percorrevo la mia corsia di marcia. Ad un tratto a metà rettilineo mi sono trovato questa macchina che veniva nella curva tutto sul mio lato sinistro, sul mio lato guida. E mi giungevo a lampeggiarlo, sì, anche a suonarlo, ma lui non mi ha visto, non mi ha sentito. Ad un tratto ho azionato tutti i freni che c'avevo, ma lui correva enorme proprio, non è riuscito più a deviare, mi sono buttato anche sulla destra, ma non... Lo scontro è dunque avvenuto intorno al chilometro 24 circa dalla statale 417 Catania-Gela fra una Mercedes classe A in cui viaggiava la vittima e l'auto articolato. L'impatto è stato violentissimo e fatale. Il caso vuole che gli ultimi tre incidenti mortali avvenuti peraltro nell'arco di un mese si sono registrati ai chilometri 29, 26 e adesso al chilometro 24. A distanza di pochi giorni, anzi di poche settimane, possiamo dire che questa strada comincia a diventare teatro solamente di incidenti gravissimi e mortali. Stamani, così come abbiamo sentito dalle dichiarazioni dell'autista, che comunque andranno poi confermate dalla dinamica che la polizia stradale di Caltagirone sta ricostruendo, un'autovettura che veniva da Caltagirone in direzione Catania nell'affrontare una curva pare che abbia invaso la carreggiata opposta, dove evidentemente si vedono anche le tracce di impatto. A perdere la vita Maurizio Giacchi, 37 anni di Gela, che era il conducente dell'utilitaria scontratasi con il possente mezzo. Il traffico ha subito rallentamenti in direzione da e per Catania. I flussi veicolari sono stati deviati al chilometro 20 della statale Catania-Gela, innesto bivio Sfere, per convogliarli poi lungo la statale 385 ex Catania-Caltagirone.